Nelle puntate precedenti. È morta! La ragazza si chiama Sonia Diodori, 21 anni. È morta strangolata, con una corda in nylon. Che sappiamo del ragazzo? Lei era la sua amante. Ora dimmi, e non ti conviene mentire. Hai ucciso tu, Sonia Diodori? Glielo giuro, non l'ho uccisa io. Era la mia ragazza, non più la mia amante. Ancora tre sedute e abbiamo finito. Già. Dovresti essere più contento date le circostanze. Sì, lo sono. Piuttosto se dovessero tornare quegli incubi, chiami. Certo. Giornata di merda, eh? Senti, me la faresti fare una telefonata? Sei tu che mi hai invitato a prendere un caffè, io neanche lo bevo. Edward. Pensavo ti fossi dimenticata. No, non ti avevo riconosciuto, come stai? Almeno so il tuo nome. Edward. Sai, alle troie piaccio. I nomi strani. Ti sembro una troia, io? Sapevo che eri un tipo forte. Ah, guardati le spalle e fa attenzione. Dovevi venire qui? Sapevo che ti sto aspettando. Cazzo, è lui! Polizia! Metti le mani dietro la testa! Mani dietro la testa, cazzo! Io non la passo niente, capito? Va bene, va bene. Se la metto io giù, va meglio? Signor Visanto, mi prego, sono molto rabbancato. Ma se lei non riporta qualcosa che possa garantire il ritorno del suo prestito, noi non possiamo accettare la sua richiesta. Mia fiducia? Vuoi contare su mia fiducia? Io pago! Mi dispiace. Scarafaggio come te in mia situazione, ci è morto! Finito tardi questa sera. Che mi segui? No, mi trovavo di passaggio. Scusami, ma non posso parlare, ti vado di fretta. Ma che cazzo fai, Johnny? Smetti! Ciao. Io no, Johnny. Io non voglio soldi. Voglio sangue! Tu fai duro con me? Ma che cazzo hai fatto? L'hai ammazzato! Sei tu che me l'hai chiesto. Io ti ho soltanto aiutato. Oh cazzo. Abbiamo un testimone, cazzo! Quindi non ripetere un'altra volta che sei innocente. Altrimenti ti sbatto in cielo a calci in culo e continuerò a colpirti fino a farti cagare sangue. Perché mi dovrei dire un cazzo di motivo per cui dovrei essere convinto della tua innocenza. È da un po' che non ti vedevo così. Dovresti calmarti. Lo sai che non potrà tenerlo. Non ci sono proprio sufficienti.
testimone ha detto che è lui. Ha detto che potrebbe essere stato lui. Ha detto anche che era buio e spaventato. Tu lo sai che è stato lui. Non fare cazzate. Puoi andare. Ma stai attento a non mettere più piede qui dentro. Grazie, ispettore. Gliel'ho detto, sono innocente. Portamela via. Immediatamente. Hai sentito? Vattene! Forse non hai ancora capito con che ha a che fare. Peccato. Johnny, lasciami. Mi stai soffocando. Che hai detto alla polizia? Hai parlato di me? No, non gli ho detto un cazzo! Me ne pento! Sapevo che potevo fidarmi! Vaffanculo! Ah, sarei pure irascibile e maleducato! Ma infame, no! Ma si può sapere cosa vuoi da me? Voglio soltanto essere tuo amico! Come puoi chiedermelo? Sei un assassino! Ah, ma questo è il nostro segreto! No, sei tu che l'ha ammazzato e io non ne voglio fare parte! Ti sbagli, ci sei dentro fino al collo. Se quell'uomo magicamente decide di convincersi e confermare le sue dichiarazioni, ah, tu finirai in un bel guaio. E non aspettano altro, hai minuti contati. Racconterò ogni cosa, dirò anche che mi perseguono. Ah, ti sbatteranno comunque in galera. Potrei sempre confessare il mio crimine e dichiararti come mio complice. Pensandoci bene non è una cattiva idea. All'ispettore non sei tanto simpatico. Poi, con il tuo ultimo precedente, ragazzina che ti scopavi! Bastardo! Inizia ad abituarti, perché non sarà semplice liberarti di me. Dicono che il caffè stimoli la concentrazione e la memoria.
Sicuramente fa bene allo stato d'animo, ma nel tuo caso non credo che possa farti bene. Daniele, cosa ti tormenta? Ho seguito i suoi consigli, ho cercato di ricominciare a vivere, e niente! Adesso mi ritrovo qui per lo stesso identico motivo di prima! Effettivamente la circostanza è identica. E quel che mi sorprende è vederti aver fatto un passo indietro. Insomma, esserci già passato dovrebbe esserti d'aiuto. Come? Eravamo arrivati alla fine, ne stavo uscendo, e adesso mi tocca ricominciare tutto da capo. No, non è così, Daniele. Questa volta sarà tutto molto più semplice, fidati di me. Mi sento responsabile della morte di quell'uomo. Mi aveva chiesto un prestito. Era disperato per la situazione della sua famiglia. Non ho mai analizzato la sua pratica. Non lo so perché, non mi piaceva. Volevo solo togliermelo davanti. Ciò non vuol dire che sia stato tu ad ucciderlo. Certo che no! Allora vedi di non fartene una colpa, Daniele. Ma di cosa hai paura? Di non riuscire a dimostrare la tua innocenza? O del fatto che il signor Baresi possa ricordare e testimoniare contro di te? No, niente tutto questo. È che sono solo e non ho nessuno. Non sei solo, Daniele. Ci sono io. Posso farti una domanda? Sì, mi dica. Non starei mica pensando di andare a trovare Patrizia? Solutions within everyone, everyone. Open. Sto lavorando, lo vuoi capire? Se volessi andare a cena con una mignotta, sicuramente non porterei la gente una voglia con me. Fa come ti pare. Signori, posso prendere l'ordinazione o aspetto ancora un po'? Se gentilmente puoi aspettare, ti ringrazio. Comunque per me segna il solito. Certo. Nel frattempo porto qualcos'altro? Va bene così. Portami le altre due. Ne porti una anche per me. Scusate per il ritardo. Allora torno subito così prendo anche l'ordine. Che cazzo ci fai qui? Tutto questo tempo per lei. Anche per me è un piacere vederla. Grazie per l'invito, Mirko. Prego. Cosa le porto? Tu che hai preso? Il solito. Già, te lo chiedo a fare. Ok, lo stesso anche per me. E per lei, signore? No. Ma che ti succede? Smettila. Tu stai pure tranquillo. Io continuo a fare il mio lavoro. E questo sarebbe il tuo lavoro? L'ultima volta hai combinato un bel casino. Ecco appunto. Non voglio più commettere errori. Bene, allora comincia a buttare via questa merda e mantieni la calma. Come posso mantenere la calma? Quel figlio di puttana continua a farla franca. Scusami. Stefano, che dici? Mettiamo da parte il lavoro? Ho bisogno di riflettere. Andrò a bere un drink dall'altra parte. Puoi dirmi che ti è preso? Perché te lo stai mettendo? Prima mi fai eccitare e poi mi lasci così. Non ho mica finito. Ho avuto un'idea. Quale? Resta fermo lì. Mi piace questa tua idea.
Solo un momento. Significa? Ilaria, non fare cazzo! Guardati. Hai ricominciato. Sì. Lo sapevo. Lo sapevo. Anch'io. Che fai, lo spiritoso? Oggi era il compleanno di tua figlia. Tua figlia. E sei sparito! Non ti sei degnato neanche di telefonare. Ho lavorato. Ah, sì! Un altro caso difficile! Dove ci porterai questa volta, Ogni giorno aspetto terrorizzata di rivederti tornare a casa in questo modo. Ogni giorno! Sapevo che sarebbe successo di nuovo. Ma cosa è cambiato? Cosa ho sbagliato per farti diventare uno stronzo egoista così, Cosa? Dov'è mia figlia? Tua figlia! Ah, è così che la chiami adesso? Sabrina è in camera sua a guardare la televisione, dopo che ha passato l'intera serata a piangere perché inizia a domandarsi se suo padre se l'è fotta qualcosa di lei. E io sono stanca di inventare scuse. Non sono scuse, è il mio lavoro. Beh, io sono stanca del tuo lavoro, quello che viene messo sempre prima della tua famiglia che poi ti riduce in questo modo. Il mio lavoro ci dà da mangiare e manda avanti tutta questa baracca, grazie al mio lavoro di merda che tu ti vesti e guardi la pay TV. La vuoi mettere così, Io non posso darti torto, ma posso fare a meno di tutto questo! Tu puoi fare a meno della tua famiglia! Senti, sono a tanto così da risolvere un caso. Non rompermi le palle! Domani le compro un regalo! Tieni il tuo fottutissimo lavoro! E ti ritiri la tua fottutissima casa! Io me ne vado. Dureresti un giorno, stupida. Mamma, posso salutare papà? Fai in fretta, amore. Non facciamo aspettare la nonna. Ciao, papà. Mi stai andando? Vado dalla nonna. La mamma ha detto che domani non vado a scuola. Così posso festeggiare il compleanno con loro. Tu vieni? No, piccola. Non credo di avere tempo. Tanto, te ne saresti dimenticato. Mi dispiace. Risparmiati queste scene.
Così vicini, mi riconosci?